È una delle showgirl più amate e conosciute del panorama televisivo italiano, parliamo della bellissima Giustina Matera. La bella bionda ha dichiarato di aver trovato nei social una nuova fonte di ispirazione. In un'intervista rilasciata al programma radiofonico I Lunatici, in onda su Radio 2, ha raccontato anche alcuni aneddoti piccanti della sua vita e della sua intimità, che hanno incuriosito tutti i suoi fan. Giustina Matera, carriera e vita privata. Giustina Elizabeth Matera è nata a Rockville Center, stato di New York, il 7 maggio del 1971 da una famiglia di origini italiane. Nel 1994, dopo la laurea in letteratura italiana presso la Stanford University, lascia New York e si trasferisce in Italia, a Firenze, per continuare a studiare. A notarla, in una discoteca, è il DJ e produttore Gioti Vannelli. I due iniziano una collaborazione, e nel 1995 incidono un singolo, Thrill It. Si trasferisce poi a Milano, dove conosce il presentatore Paolo Limiti, che rimane molto sorpreso dalla sua somiglianza con Marilyn Monroe, e la vuole come showgirl nel suo programma Ci vediamo in TV dal 1996 al 2003, inizia così la sua carriera televisiva. Per due anni, tra il 1999 e il 2001, è alla guida del programma d'avventura come Thelma e Louise, mentre nel 2002 gira il film per la televisione Submerged con James Keag. Nel 2003 conduce un programma radio Slave Tutte e Ritmi su Radio Deja. Nel 2006 è tra i concorrenti del reality show La Fattoria e nel 2007, nel 2010 è al cinema con il film Alta Infedeltà e come protagonista insieme a Pino Insegno e Biagio Izzo. Nel 2009 ha sposato Fabrizio Cassata, imprenditore. I due hanno avuto due figli, Vincent, nato nel 2007 e Vivienne Rose, nata nel 2009. Giustina Matera. Le confessioni a punto. Come detto, la showgirl ha rilasciato un'intervista al programma radiofonico I Lunatici e ha raccontato alcuni aneddoti piccanti della sua vita. Ha dichiarato candidamente che non può fare a meno dell'SES**O, e che grazie ai social si è rilanciata. Non posso fare a meno dell'SES**O su Instagram, c'è qualcuno che mi chiede foto di piedi, o addirittura che vorrebbe vedere i capezzoli. Provo a essere diplomatica, ma non lo sono per niente. La showgirl ha rivelato, nel corso dell'intervista, che grazie ai social, ha avuto la possibilità di rivalutarsi. Il marito, definito molto geloso, non apprezza la stravaganza delle sue foto, tanto da litigare in maniera molto aspra. I due hanno cercato di trovare un accordo, anche se Giustina Matera ha sottolineato che non sempre lo rispetta. Resta il fatto che i follower della Matera apprezzano molto le sue iniziative e le foto che posta sul proprio profilo, corredando le foto con tanti commenti e like.